Il prossimo 20 aprile, Papa Francesco, nel 25esimo anno della scomparsa di Don Tonino Bello, si porterà pellegrino nella sua terra, ad Alessano e a Molfetta, per, in un certo senso, respirare il profumo della santità, di quello che tutti chiamano il Vescovo Santo, Don Tonino Bello. Aveva qualche anno, era un giovanetto, quello che oggi ho di fronte a me, un giovane sacerdote, Don Onofrio Farinola, che io ringrazio, viceparroco a San Giovanni Battista a Campagnano, vicino Roma. Pochi anni, ma sufficienti, Don Onofrio, per capire che questo uomo era un uomo speciale ed era un uomo molto amato da Dio. Sì. Pochi anni, perché è da bambino praticamente, essendo nativo di Molfetta io, per cui vescovo della mia città, della mia diocesi, da bambino ho respirato un po' quest'aria, l'aria della sua santità. Frequentando la parrocchia se ne parlava di questo vescovo, ormai ammalato, acciaccato, quindi mi ha affascinato un po' la sua figura. Per cui ho cominciato un po' ad individuarlo come punto di riferimento per la mia vita spirituale. Sicuramente qualche germe c'era già dentro di me, vocazionale, per cui Don Tonino poi ci ha fatto la sua parte. Senti, Don Onofrio, ma fammi capire una cosa. Devo dire, io svelo un particolare. La prima persona che mi ha fatto conoscere Don Tonino Bello è stato il nostro Nicola Ferrante, che tra l'altro è stato cresimato da lui. Mi ricordo 15 anni fa, quando lui arrivò, mi comincia a parlare di Don Tonino Bello, del quale conoscevo delle opere, ma insomma non ero mai andata oltre. E gli feci una domanda che adesso giro a te: perché non avete mai chiamato Monsignor Tonino Bello, ma sempre Don Tonino? Questo è rimasto prete fino all'ultimo. Sì, io l'ho conosciuto come Don Tonino, proprio perché il titolo di Monsignore lui non l'ha mai accettato. Anzi, le dirò un aneddoto. Una volta lui, rispondendo al telefono, non avendo segretari, non avendo nessuno, dice: Sua Eccellenza, vorrei parlare con Sua Eccellenza. Sua Eccellenza non c'è, e chiuse il telefono. Per dire chi era. Nomina che lui, a cui rinuncia per ben due volte, Giovanni, sì. Paolo II, prima lo aveva letteralmente corteggiato per ben due volte, lui sì, aveva sì. Detto io non mi sento degno, non sì, mi sento sì. Pronto. Lui non ha mai preteso di arrivare, di fare carriera, insomma, di diventare vescovo, per cui ha rifiutato per ben due volte. Poi dopo la seconda nomina, quasi uno scrupolo di coscienza, per scrupolo ha scritto una lettera di suo pugno al Papa, chiedendogli scusa per aver disobbedito alla Madre Chiesa, però gli chiedeva di non pensarlo, di tenerlo, insomma, di non considerarlo. E invece poi, per la terza volta gli arriva la nomina, questa volta a Molfetta. Allora, noi entreremo ed usciremo da questo studio come facciamo sempre, perché ad Alessano c'è la nostra Cristiana Caricato. Cristiana, sono terre che respirano ancora questo profumo, dove la presenza di Don Tonino Bello è ancora viva. A te e grazie. Sì. Sì, buongiorno da Alessano. Sono con Giancarlo Piccinni, che è il presidente della Fondazione Don Tonino Bello, e sono nel suo paese natale. Qui tutto parla di Don Tonino. Don Tonino lo trovi dappertutto, nei bar, nei negozi, nelle macchine di chi attraversa queste stradine lastricate, perché Don Tonino da Alessano non se n'è mai andato, vero Giancarlo? No, non è andato mai via. Non c'è casa che non abbia una foto di Don Tonino. Don Tonino, prima di andare via l'ultima volta, promise che sarebbe in un modo o nell'altro ritornato, e così di fatto è stato. Ognuno conserva di Don Tonino un'immagine, un ricordo nel proprio cuore, lo conserva e lo custodisce gelosamente, una gelosia che comunque non impedisce a tutti noi di poter condividere Don Tonino con estrema libertà, perché Don Tonino è stato un pastore libero. È stato un pastore libero, è stato anche un tuo amico, il tuo formatore, una persona importantissima nella tua vita, Giancarlo. È stata una persona importante per tutti quanti lo hanno incontrato, sì, è stato importante anche per me, lo è ancora. Io l'ho incontrato quando avevo pochi anni e per me ha sempre avuto il sapore di un uomo speciale. L'ho percepito da subito e questa è una cosa molto bella.
Intanto vi vorrei far vedere Don Tonino, il sentiero di Dio, che è l'ultima pubblicazione che la Fondazione ha fatto insieme alla San Paolo, che detiene i diritti d'autore di Don Tonino, che come sapete ha scritto tantissimo. Questo è un libro speciale perché contiene degli inediti pubblicati proprio in occasione del 25esimo anno dalla sua scomparsa, ma soprattutto contiene la prefazione di un sacerdote che gli assomiglia molto, Don Luigi Ciotti. Sì, Don Luigi è un amico carissimo, un amico che... intanto che ha incontrato Don Tonino, che è stato accolto da Don Tonino, io ho conosciuto Don Luigi perché Don Tonino mi parlava di Don Luigi Ciotti. Perché la santità si comunica? Sì, la santità inevitabilmente è un qualcosa, appartiene alle persone che si incontrano. Ci sono tante belle immagini di Don Tonino in questo senso. Qualcuno vuole ricordarlo oggi come pastore solidale, come pastore della pace, come pastore elegante, perché è una persona elegante. A me dà l'idea, io lo voglio ricordare come pastore buono, immagine del buon pastore. Un buon pastore con l'odore delle pecore addosso, lo sentiremo ripetere tantissime volte da qui al 20 aprile, quando il Papa arriverà sia ad Alessano che a Molfetta per rendere omaggio a questo grande sacerdote, un sacerdote che però è stato soprattutto un uomo del Salento. Don Tonino aveva addosso gli odori, i sapori, tutto ciò che questa terra gli ha potuto dare, che in qualche modo gli è servita a crescere, vero? Nella maniera più assoluta, sempre ha ringraziato Dio per essere nato povero, da una famiglia povera, in una terra povera. E questo per lui era un privilegio. Una terra povera ma bellissima. Una terra povera è bellissima, nel senso che appunto dicevo che per Don Tonino essere nato e vissuto in un contesto povero è un privilegio assoluto. Questo privilegio consentiva a lui, e questo era l'invito che poneva a tutti noi, consentiva a lui di vedere il mondo e la storia dell'uomo da un'angolazione differente, dalla stessa angolazione che è stata vista da Gesù. Ecco, tra l'altro, Lucia, per farti capire quanto amava questa terra Don Tonino, ti racconto un piccolo aneddoto. Quando era già vescovo a Molfetta, chiedeva a suo fratello Trifone, che tra poco conosceremo, che gli portasse la registrazione delle cicale del Salento. E il fratello diceva: perché non ci sono le cicale anche a Molfetta? Lui gli diceva: no, non è la stessa cosa, sono stonate. Ecco, questo per capire Don Tonino. Ma intanto un altro modo per conoscerlo è amare e vedere ciò che lui amava e vedeva, e la prima cosa nel Salento è il mare. Allora ringraziamo Giancarlo Piccini e vediamo questo servizio che parla del rapporto strettissimo tra Don Tonino e il mare splendido, ovviamente, del Salento. Grazie a voi, buona giornata. È vero. È il mare senza vele e senza sogni di Don Tonino, il protagonista della preghiera sul molo, quando prima di lasciare la sua terra per un altro lido e un altro compito, affida alle onde le parole per Dio, l'improvvisa solitudine per il nuovo ministero, quello episcopale a cui è chiamato. È il mare di piombo che mette paura, simbolo del futuro che lo attende. Nello sguardo, invece, è il mare che gli ha riempito il cuore sin da bambino, di cui possiede odori e colori. Il mare per Don Tonino è una dimensione della vita e della bellezza della vita. È uno sguardo anche sul mistero, sugli orizzonti che aprono davvero alla misura di Dio, perché insomma il mare, i colori, lo sguardo verso l'infinito, ecco, era uno stimolo alla contemplazione. Per comprendere un uomo bisogna conoscere le sue passioni, e il mare del Salento serve a capire Don Tonino Bello, il nuotatore che sfiancava i giovani seminaristi con sgambate interminabili nell'acqua di smeraldo, l'uomo che avvertiva il richiamo delle onde, che batteva gli scogli e sfidava la vastità dell'acqua a colpi di bracciate. L'immersione per Don Tonino era come immergersi in un mistero più grande, in un abbraccio che è quello di Dio, ma che si sperimenta anche attraverso i sensi, nuotando e lasciandosi catturare dalla bellezza. Ogni ritorno a casa per Don Tonino voleva dire un tuffo nel mare, porto sicuro in cui annegare le fatiche di un ministero complesso, sempre spinto al massimo. Piaceva vincere a Don Tonino, e anche in acqua batteva tutti.
Ma per lui il mare diventa segno, come a Santa Maria di Leuca, quando portava i suoi ragazzi a percorrere a nuoto la distanza tra Punta Miliso e Punta Ristola, per risolvere l'antica querelle su quale fosse il punto più estremo del Tacco d'Italia. Se uno considera la posizione di Leuca, lì c'è, noi salentini diciamo, un incontro tra due mari, l'Adriatico e lo Ionio. Questo incontro è simbolico, è significativo per Don Tonino, che guarda il mare come un possibile ponte per i popoli, non che divide i popoli, non uno spazio che divide, ma un tratto di unione. Il mare come l'aria di cui si ha bisogno per vivere sotto lo sguardo di quella madre che ha amato più di ogni cosa. Per farvi venire un po' di invidia, Lucia, vi dico che le immagini che avete viste le abbiamo girate ieri, quindi il signore che nuotava era un nuotatore di ieri, che nonostante il marzo si è già buttato in acqua. Intanto volevo chiedere a Giancarlo, anche a te, Don Tonino chiedeva di seguirlo in queste nuotate che faceva quando tornava nel Salento. Riuscivi a stargli dietro? No, non era nel mese di marzo, che noi nel mese di marzo dovevamo studiare o lavorare. Però sicuramente abbiamo condiviso molte giornate a Leuca, a Santa Maria di Leuca, a Novaglie, comunque nel nostro mare, siamo immersi insieme con lui, non potevamo stare dietro a lui perché nuotava in maniera molto molto importante. Noi parleremo di questo sacerdote, di questo vescovo col grembiule, però tu mi dicevi è importante ricordare un'altra cosa, che Don Tonino non aveva solo il grembiule. Sì, un'immagine molto bella, promise di servire la sua chiesa a Molfetta quando andò, più che con il pastorale, disse il mio simbolo deve essere l'anello, nel senso più con l'autorità, con la fedeltà. Bene. È una caratteristica molto bella di Don Tonino, essere stato sempre fedele all'uomo in maniera importante, ricordando soltanto un'ultima cosa, che a volte la fedeltà al Vangelo ha comportato anche la disubbidienza, quella sana disubbidienza. E questo, di questo parleremo nei prossimi collegamenti. Adesso, Lucia, noi ci trasferiamo nella casa natale di Don Tonino per conoscere la sua famiglia, ci rivediamo tra poco. Grazie Cristiana, grazie al presidente della fondazione. Noi staremo le ore ad ascoltare. Ricordo solo a Cri che siamo naturalmente con i tempi strettissimi per il Papa, ma noi in quel mare avremmo voluto essere tutti, Cristiana. Mare di cui hai restituito tra l'altro il sapore e il sapere, una cosa meravigliosa. C'è questa particolare che è stato raccontato della fedeltà, è fondamentale. L'anello non come segno di potere ma di fedeltà. Lui portava la fede della mamma, sì, se non mi sbaglio. Esatto. Al dito, Lui quasi per semplicità, sicuramente, per spirito di povertà, ma anche come anello, come fedeltà alla Chiesa. Quindi quale anello migliore se non la fede di matrimonio della mamma? Madre che poi era terziaria francescana, quindi Cristiana e il presidente della fondazione dicevano nato povero. Sì. Ma una povertà anche scelta nel rigore, terziaria francescana, che cosa lui raccoglie dall'eredità materna? Beh, intanto Alessano vanta la tradizione francescana, ci sono i frati cappuccini, per cui la mamma era terziaria, frequentava anche il convento, e Don Tonino ha respirato un po' quest'aria, tanto che lui, già sacerdote, anche lui diventa terziario francescano, prendendo naturalmente Francesco d'Assisi come modello di vita spirituale. Cosa significa che lui amava la libertà soprattutto? La canzone preferita era Freedom di quest'uomo. Stando attenti, attenzione, a non farne un santino da una parte e al tempo stesso a non dimenticare quanto abbia sofferto quest'uomo, perché adesso siamo tutti bravi, a 25 anni dalla morte, a ricordarne la grandezza e il profumo di santità. Ma è un uomo che anche all'interno della Chiesa non aveva poi tanti estimatori, o meglio, non erano tutti estimatori. Ma tu, ragazzino, che cosa capisci lui? Che cosa ti trasmette quest'uomo? Sì, quest'uomo trasmette proprio questo senso di una libertà evangelica. A me ha affascinato sempre questa dimensione, questa realtà. La vicinanza alla gente, la vicinanza ai poveri, in maniera molto semplice, diretta, contagiosa anche, perché
quando lui era con la gente la faceva sentire anche importante, era al centro dell'attenzione in quel momento, quella persona, quella determinata persona, per cui questo mi ha sempre colpito, ancora oggi. Io come sacerdote cerco di apprendere, di imparare giorno dopo giorno da questo stile evangelico, che è uno stile di libertà. Un uomo che è stato detto molto bene, un uomo che riusciva anche a vivere pienamente la sua esistenza, era uno sportivo, era bello, possiamo dire una cosa, non so se si dica mai di un vescovo, ma era bello quest'uomo, aveva uno sguardo felice, aveva uno sguardo sul mondo che era veramente innamorato di Dio e di Maria. Ed era anche un uomo ricercato, un uomo che amava la musica, un uomo che amava l'arte, le poesie. Io sfido chiunque a non commuoversi alla lettura di alcuni dei suoi testi. Devo dire che ce ne sono tantissimi e vale veramente la pena scomodarne qualcuno. Il segreto della sua bellezza interiore, qual era secondo te? Ma io credo che proprio dalle sue origini lui ha preso un po' questa bellezza. Alessano, il Salento, è una terra meravigliosa, per cui credo che questo ha influito molto nella sua personalità, anche spiritualità, per cui poi ci ha aggiunto naturalmente il suo essere prete, il Vangelo, la bellezza del Vangelo, per cui la bellezza anche poetica, la poesia, le preghiere, gli scritti, insomma, vengono un po' fuori da queste sensibilità. Ce ne andiamo solo per pochi minuti in pubblicità e poi tornate qua, perché abbiamo ancora da fare questo viaggio che continuerà anche dopo l'udienza, mi raccomando. Pubblicità, grazie Don Onofrio. In attesa dell'udienza con Papa Francesco, noi riprendiamo questo viaggio sulle tracce, sulle orme di Don Tonino Bello. In studio io torno a ringraziare Padre Onofrio Farino, la vice parroco di San Giovanni Battista a Campagnano, e ad Alessano, la città natale di Don Tonino Bello, c'è Cristiana. Cristiana, a te. Sì, eccoci, ci siamo spostati all'interno della casa museo di Don Tonino Bello. Questa era proprio la casa della famiglia Bello e qui con me c'è Marcello, l'ultimo dei tre figli della famiglia Bello, il minore, sicuramente anche il più amato da Don Tonino, no? Il più piccolo. Beh, forse proprio perché ero il più piccolo, io avevo appena l'età di 2 anni. Quando mio padre è morto, lui ne aveva 6 e l'altro fratello Trifone ne aveva appena 4. Credo che sì, oltre ad essere il più piccolo, era senz'altro forse il più... Il beniamino di casa. Il beniamino di casa, ecco. Quanto è rimasto addosso a Don Tonino della sua famiglia? Quanto è stato importante per la sua avventura umana e spirituale? Beh, Tonino senz'altro... Innanzitutto bisogna che io dica che Tonino è stato un ragazzo come tutti gli altri, faceva e spiegava i giochi del tempo, a rincorrersi con le spade, appunto. E i primi 5 anni, diciamo, sono stati soltanto così, forse proprio per un intervento del nostro parroco, perché mia madre rimase vedova. La mamma rimase vedova prestissimo e dovette crescere questi... Appunto, sì, doveva crescere 3 figli e il parroco del momento, qui di Alessano, cercando di aiutarlo, siccome prometteva negli studi, lo volle in seminario. Niente di particolare, i primi 5 anni, un ragazzo come tutti gli altri, e così anche negli anni che seguirono nel seminario di Molfetta, e poi il vescovo del momento volle che continuasse i suoi studi presso l'Onarmo di Bologna, che era un seminario specializzato anche nell'accoglienza. Allora, la devo fermare perché sta per uscire il Papa. Intanto volevo solo dirvi che qui alle mie spalle c'è la stanza dove dormiva Don Tonino e il fratello Trifone ha voluto mettere sul letto il lenzuolo che lo avvolgeva nel momento in cui è tornato alla casa del padre. Ma intanto noi andiamo a conoscere un altro luogo del Salento importantissimo, Tricase, e ci ritroveremo ancora dopo l'udienza del Papa. A Marcello
Palazzi giallo oro, chiese ricamate, il sole del Salento. Tricasa è il luogo del cuore per Don Tonino Bello. Qui ancora tutto e tutti parlano di lui. Un libro fatto di carne, incontri, sguardi, sapori. A Tricasa arriva nel gennaio del 1979 come parroco della chiesa matrice, dopo una lunga esperienza da formatore nel seminario diocesano. Tricasa per Don Tonino, secondo me, è stato per lui uno spartiacque. Lui ha capito che cosa significa essere pastore, essere immerso nei problemi della gente, i problemi reali, poi i problemi della comunione tra i preti, la comunione nelle parrocchie. È qui che ha sperimentato un po' tutto ciò che è stato poi tutto il suo ministero episcopale lì a Molfetta. A Tricasa Don Tonino impara a fare il parroco, a creare una comunità. Ma gli inizi non sono facili. Lui sedeva qua e diceva sempre, salutava tutte le persone, salutava. Lui dice, buongiorno giovanotto, buongiorno. E rispondevano e se ne dicevano. Rispondevano e se ne dicevano. E io giù stavo un poco malinconico, non so, stavo sull'inizio. Però mano a mano ha cominciato a raccogliere tanta gente. La gente incomincia ad amare quel prete strano dalle scarpe e le mani bucate che attira i giovani portandoli a nuotare o a leggere riviste di teologia. Un sacerdote che chiama tutti per nome, che non rinuncia a vincere, ma che proprio a Tricasa conosce le prime sconfitte. Ed è qui che si forma lo stile pastorale che lo caratterizzerà da vescovo. Umanità, ascolto, parola e amore totale per i poveri. E lui gli andava con la 500... con la sua 500 in giro e chiedeva qui al signore della parrocchia, e sapendo che c'erano delle famiglie che avevano bisogno, erano povere, andavano dalle famiglie a dire tu prepara il primo che alle 12 passo, tu prepara il secondo, tu prepara la frutta, poi verso le 12 passava, ritirava da ogni famiglia quello che avevano preparato e poi questi alimenti li portava nelle famiglie più povere. Sollevava tu, come tu dire, le iedu e la dava alla gente. Sì, quanta gente sia, a verità. Piangerà Don Tonino quando sarà chiamato a lasciare la sua prima ed unica parrocchia per il ministero episcopale, ma sceglierà proprio Tricasa per la sua consacrazione. In piazza Pisanelli una targa ricorda quel giorno. In fondo qui la sentiva veramente come il luogo del primo amore. Cioè, veramente qui ha vissuto il primo amore della sua vita. Questa storia non si interrompe, riprende dopo l'udienza, grazie a Cristiana Caricato, grazie alla nostra troupe lì e anche al fratello di Don Tonino Bello che abbiamo avuto l'onore di ospitare. Io torno a dire solo una domanda a Don Onofrio Farinola, che ritorna con noi anche dopo l'udienza. Un'unica esperienza da parroco ha avuto Don Tonino Bello, che in un certo senso finisce per condizionare anche te, che alla morte di Don Tonino Bello decidi di entrare in seminario. Che cosa ti chiede quest'uomo che tu hai come modello di riferimento davanti a te? Mi chiede tanto perché prendendolo come modello mi chiede di vivere il Vangelo. Che non è semplice, ne faccio esperienza tutti i giorni, esperienza a volte faticosa, però guardando lui mi sento anche ricaricato spiritualmente, perché mi aiuta molto. E continua ad aiutare e a interpellare la Chiesa e i fedeli, Don Tonino Bello, sul quale torneremo dopo l'udienza di Papa Francesco. Queste due immagini, Don Tonino Bello da una parte e Papa Francesco dall'altro, sappiate che sono molto più vicini di quanto non si creda. State qui, seguite l'udienza e dopo, se volete, tornate da noi. Grazie.